Chiese, monumenti, cammini e luoghi sacri, gli itinerari religiosi rappresentano in Capitanata l'occasione di un nuovo mercato. E si discuterà proprio di questo a San Giovanni Rotondo, che dal 26 al 29 luglio ospita la prima edizione della convention sugli itinerari e cammini religiosi culturali del tempo libero. Tra workshop ed educational tour alla scoperta dei luoghi sacri tipici del Gargano e Monti Dauni, l'iniziativa sarà l'occasione per promuovere e rilanciare il turismo in provincia di Foggia in tutti quei segmenti che non siano solo quelli balneari, ma con l'obiettivo di creare una nuova economia in grado di garantire presenze costanti tutto l'anno. La città di San Pio, grazie al finanziamento di MIBACT, Regione Puglia e Puglia Promozione, sarà la sede ideale per discutere delle opportunità di un settore in grande crescita come quello del turismo storico, culturale e religioso. Il momento clou è previsto il 27 luglio con una giornata di studi, dibattiti e approfondimenti. Ci saranno tanti rappresentanti di strutture che lavorano sui cammini, di enti e associazioni, di regioni, delegazioni di città santuario religioso europeo, Vadovise, Częstochowa, Fatima, Lourdes, e a questo proposito anche il lavoro che abbiamo fatto sicuramente porterà dei frutti, perché pare che sia quasi sicura la venuta qui della Madonna Pellegrina di Fatima. Il tema dei cammini è un tema che da qualche anno sta prendendo molto piede. Se si percorre la statale, la 272, si vedono ormai numerosi camminatori, e noi vorremmo dare loro anche un'opportunità diversa di non fare l'asfalto, ma anche soprattutto di percorrere quei bellissimi sentieri che vanno appunto dalla Valle di Stignano fino giù a Monte Sant'Angelo e poi verso Manfredonia in tutta sicurezza. Questo è il primo step. Poi ci sarà anche, ringraziando ancora l'assessorato, un finanziamento per mettere in sicurezza la via Francigena, il pezzo che va da San Severo fino a Zapponeta. Quindi la provincia di Foggia si candida a essere la prima terra in Puglia in cui potrà essere fruito un cammino in tutta sicurezza. Da San Giovanni Rotondo parte una nuova visione innovativa del turismo religioso, così Rocchi Malatesta, consulente di Puglia Promozione alla conferenza stampa della convention, che sarà arricchita da 2 giorni di educational tour, il 28 luglio sul Gargano e il 29 sui Monti Dauni. Professor Pazienza, che tipo di occasione per la Capitanata dal Gargano e Monti Dauni questa prima convention? Beh, in effetti è una grande occasione, non dimentichiamo che in effetti San Giovanni Rotondo rappresenta la principale vetrina internazionale per quanto riguarda il turismo, anche se è segmentato sul filone religioso, e quindi sostanzialmente abbiamo una grande vetrina internazionale che va valorizzata e ulteriormente promossa per fare poi anche effetto traino per altre aree del nostro territorio che non siano categorizzate come turismo balneare.